Buonasera. Qualche giorno fa in una conferenza che ho tenuto io parlando dell'underground cecoslovacco, della nascita di Carta 77, ho ricordato il ruolo importante che ebbe Patočka, questo anziano filosofo che pagò poi con la vita il suo impegno come portavoce di Carta 77. Ricordavo anche che Patočka aveva sviluppato molti decenni prima una profonda riflessione sul totalitarismo e come reagire al totalitarismo. Scusatemi, microfono. E come reagire al totalitarismo, e questo quando dopo il 1938 la Cecoslovacchia smise di esistere come Stato, occupata dalla Germania nazista. E parlavo della, come dire, teoria della scossa, la scossa che rende le persone consapevoli, che, come dire, comprendono ciò che fino a quel momento non potevano vedere, e questa comprensione li faceva vivere nella verità e li rendeva ricchi e liberi di un impegno sociale, eccetera. In questo modo questa teoria ha reso diverso, ha fatto avere delle caratteristiche diverse al dissenso cecoslovacco degli anni 70 e 80, in cui l'attenzione è stata più verso fenomeni di comunità, di socialità, che alla pure semplice tutela dei diritti umani, a differenza di quello che accadeva in altri paesi, come dei comitati Helsinki, che erano nati nei paesi del Baltico, dell'Ucraina e via di seguito. Di questo e della più in generale della riflessione di Jan Patočka ve ne parla questa sera Massimo Ribaldi, che di Patočka in passato se n'è già occupato, come si è occupato molto di filosofia della Mitteleuropa moltissimi anni fa. È stato uno dei curatori di un volume di riferimento pubblicato da Kluver, siamo ancora negli anni 80 mi pare, in inglese sulla scuola di Leopoli, sulla scuola di Leopoli di Franz Brentano e la scuola di Leopoli Varsavia. Lascio la parola a Massimo Ribaldi. La notte del 2 marzo del 1977, a tarda ora, la polizia segreta cecoslovacca bussa alla porta di Jan Patočka, allora 69enne. Patočka non apre la porta, è stanco, ha passato alcune giornate, una giornata terribile prima, non si sente bene, quindi non apre la porta. Ma la mattina successiva, di buon'ora, la polizia segreta ritorna, lo porta al commissariato e incomincia il calvario delle sue ultime ore che lo porterà alla morte. Ma chi è Patočka? Patočka era nato nel 1907, è sicuramente il filosofo ceco più importante del Novecento. Jakobson, quando lui muore, dice: in Cechia abbiamo avuto tre filosofi, Comenius, Masaryk e Patočka. È uno dei fondatori del movimento fenomenologico, è stato allievo contemporaneamente, cosa molto complicata nell'Europa di quegli anni, di Husserl e di Heidegger. Quindi ha visto tutti e due i lati della fenomenologia, come si sono sviluppati. Inoltre appartiene a quella tradizione. Voi sapete, non lo sapete, ma ve lo dico io, in Austria non c'è stata una forte
tradizione filosofica, a differenza della Germania. C'è stata una tradizione filosofica molto debole e molto tarda, però di un'importanza enorme, che incomincia con Brentano e con i suoi allievi. Brentano è un ebreo, viene poi sollevato, fa il prete, non continua con la vocazione di origine ebraica, insomma muore a Firenze durante la Prima Guerra Mondiale, ma lui ha sette allievi geniali, sette allievi che fondano altrettante diverse correnti filosofiche. Un suo allievo è Husserl, un suo allievo è Marti, fondatore della filosofia del linguaggio, Stumpf, von Ehrenfels, la psicologia del Gestalt, Tardowski, che è il fondatore della scuola di Leopoli Varsavia. Oggi non abbiamo più idea di questa tradizione filosofica perché coincideva con la struttura dell'impero asburgico. Quando l'impero asburgico viene smembrato dopo il 19, oggi se chiedete a uno studente di filosofia magari vi dice: sì, Wittgenstein è inglese, Wittgenstein è viennese, anche se poi ha insegnato in Inghilterra. Carnap non è americano, è viennese. Popper non è inglese, è viennese. Tarski è polacco. Quel tessuto di rapporti che si era costruito all'interno della duplice monarchia viene completamente distrutto e si perde, non essendo una filosofia legata a una struttura statuale, si spezza completamente i rapporti tra i singoli filosofi, non si vede più il meccanismo unitario. Devo dire che negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni, su questo è stato fatto un lavoro, soprattutto da tre inglesi, Smith, Simons tre della scuola di Manchester, che ricostruiscono questo tessuto. E poi viene ricostruito... Mulligan. E poi viene ricostruito questo tessuto e adesso è abbastanza visibile, ma per molti anni non è stato visibile. Patuska fa parte di questo tessuto da un lato, anche se il suo stile non sarà proprio lo stile di questo, ma di quest'area come stile filosofico, ma fa parte di questo pensiero che un grande filosofo italiano, oggi completamente dimenticato, che era Enzo Melandri, chiamava lo stile Mittel-Est europeo di fare filosofia. Il rapporto di Paczuska con la filosofia passa attraverso un momento cruciale della filosofia del Novecento, che sono le famose conferenze di Husserl, le conferenze praghesi, tenute nel 1935. Dal titolo La crisi delle scienze e la fenomenologia trascendentale. Cos'è che dice Husserl di così fondamentale in quelle conferenze, che poi sono state pubblicate, che sono praticamente il suo testamento? Husserl era già stato allontanato dall'insegnamento perché ebraico, il suo posto era stato preso dal suo allievo Heidegger a Friburgo, con i quali non era più riuscito a ricostruire un rapporto, anzi Heidegger lo aveva in qualche modo allontanato completamente, ma Husserl, e usiamo le parole di Paczuska, che è lì per raccontare cosa Husserl dice a Praga, Husserl a Praga dice, denuncia il paradosso di una ragione che senza perdere la sua efficacia teorica e pratica ha visto svanire il suo fondamento essenziale, il suo significato esistenziale, la sua giustificazione interna, la sua verità profonda. Cos'è in crisi, secondo Husserl? In crisi è l'Europa, in crisi è il fondamento dell'Europa, cioè la scienza. Noi europei, secondo le tradizioni filosofiche, non siamo solo quelli che hanno inventato tramite il mondo greco la filosofia, ma siamo anche evidentemente quelli che hanno inventato la scienza. Ma la scienza moderna, che è il fondamento vitale della nostra società, ciò senza cui l'umanità dell'era industriale non potrebbe sopravvivere, è allo stesso tempo all'origine del vuoto e dell'anonimato
che colpiscono la vita moderna, della scomparsa di un senso tangibile, di un'astrazione senza fondo. Ciò che ci tiene in vita, la scienza, ci priva allo stesso tempo di tutte le vivendi causas di ordine superiore, lasciandoci soli davanti a un caos di istinti e tradizioni legato insieme solo in modo artificiale. Cosa vuol dire? Questo è il pathos che riassume la conferenza di Husserl. Cosa vuol dire? Husserl dice: la scienza modella il nostro mondo, ma noi non siamo più capaci di vedere le origini di quella scienza. Le origini di quella scienza che non sono nella stazione, ma sono in quello che Husserl chiamava il Lebenswelt, il mondo della vita, e che pathos chiama il mondo naturale. Tutto quello che è astrazione ha un'origine in quella che Husserl chiama corporità cinestetica fungente. Cioè origine nelle azioni del corpo, in qualcosa che è profondamente tangibile. E se noi perdiamo il senso e ci perdiamo solo nell'astrazione, vediamo solo il risultato, vediamo solo le formule matematiche, vediamo solo quello, non che siano sbagliate, ma perdiamo il senso. Non capiamo più cosa questa cosa vuol dire. Non capiamo più che questa è una costruzione a cui noi, attraverso le azioni della corporeità, collaboriamo. Patoska ha un ruolo fondamentale nell'arrivo di Husserl a Praga. Ha un arrivo fondamentale perché lui, e tra questo incomincia a fare filosofia e in un'intervista dice: ho incominciato a fare filosofia perché? Perché cercavo la ricerca di un senso spirituale per la vita. E queste parole sono fondamentali perché determineranno non solo l'aspetto teoretico importante in Patoska, ma il suo rapporto tra la filosofia, tra l'astrazione e poi le sue scelte politiche. In un filosofo che quando aderisce a Carta 77, gli studenti che frequentavano i suoi seminari serreti, perché non poteva insegnare, gli era stato, gli insegnerà per pochissimi anni, perché gli tolgono l'insegnamento i nazisti prima, poi insegna tra il 45 e il 47 all'arrivo dei comunisti, poi dopo il 47 non può più insegnare, insegna qualcosa tra il 68 e l'invasione cecoslovacca e poi non può più insegnare di nuovo. E tutto il suo insegnamento avviene, diremo in Alto Adige, Katakumben Schule, un insegnamento segreto, fatto ai suoi allievi, fatto direttamente a poche persone, ma dove lui unisce, per questo il termine, il Socrate Praga, unisce fortemente l'aspetto teoretico, la ricerca della verità, la ricerca dell'autenticità, e insieme a questo mette l'azione politica. Che non viene capito subito dai suoi allievi, tant'è vero che i suoi allievi, quando lui aderisce a Carta 77, non se l'aspettano, perché lui ha un atteggiamento, una formazione fortemente, come dire, filosofica, classica in qualche modo. Ma come avviene l'incontro? Perché quando Husserl arriva a Praga nel 35, Patoska è una delle persone che incontra? Perché lui, dopo aver studiato a Praga, riesce ad andare a Parigi, dove segue un seminario di una persona che una volta era molto conosciuta, un autore, Coiret, ha pubblicato negli anni, adesso in Italia è uscito negli anni 70, un libro, Dall'universo del pressappoco all'universo della precisione, a un fenomenologo di origine, mi sembra inglese, ma non giurerei su questa origine, tiene alla Sorbona una serie di lezioni. È il primo che incontra, ma la Sorbona in quegli anni, quando c'è il Patoska, arriva Husserl e tiene una serie di lezioni che diventeranno poi uno dei suoi testi fondamentali, che sono le meditazioni cartesiane. E Patoska così racconta il suo incontro con Husserl: conoscevo già Husserl con i suoi scritti, ma quelle conferenze mi impressionarono particolarmente. Tra gli uditori di queste conferenze c'erano almeno
tre persone, oltre molte altre importantissime nel Novecento, che sono Gabriel Marcel, Emmanuel Levinas e Lev Sestov, che è uno dei grandi filosofi russi del Novecento. E il suo avvicinamento al seminario gusselliano, dice: ero in aula un giorno al corso di logica, il professore disse che dovevamo finire prima, poiché nella nostra aula vi sarebbe stata una lezione del professor Husserl di Friburgo. Io naturalmente rimasi a sedere ed attesi la riunione della Società Francese di Filosofia, dove per la prima volta vidi l'uomo di cui non molto tempo dopo il mio amico Vladimir Tardy scrisse che era il più grande filosofo vivente. L'immagine di Husserl, Husserl è una persona, non so se qualcuno ha in mente la figura di Husserl, perché non era solo un filosofo, aveva anche l'aspetto fondamentale, era una persona che incuteva, di formazione matematica, non laureato in filosofia tra l'altro, di quell'uomo dal portamento solenne, di quella che cosa affascinava Pačuška di Husserl. Mi affascinava il fatto che fosse la sua meditazione fosse del tutto ignara, che si svolgeva di fronte agli occhi del pubblico, come se il filosofo sedesse nella stanza di Cartesio e sviluppasse il suo tema più avanti, molto più avanti. L'esperienza francese è fondamentale. Lui ritorna a Praga e riesce ad avere una borsa di studio per recarsi a Berlino, dove incontra un'altra serie di figure fondamentali del Novecento, tra cui Nikolai Hartmann e soprattutto Werner Jaeger, che chi ha fatto studi classici si ricorda assolutamente il suo libro fondamentale Paideia sulla costruzione dello spirito del mondo greco. Ma siamo nel 32 e nel 32 lui già vede a Berlino e lo colpiscono particolarmente quelle masse insurrezionali guidate ad un nuovo senso della speranza, rivolte in modo terribilmente ostile contro tutto ciò di cui noi storicamente e politicamente ci nutrivamo. State attenti in questa descrizione del sorgente nazismo, cioè come altri filosofi, come Bloch per esempio, che è un filosofo assolutamente di sinistra, poi c'è un filosofo della DDR, riconosce all'interno di quelle masse, riconosce un elemento, non solo l'ostilità, ma anche un elemento di speranza. Il Reich si chiamerà il regno millenario, non lo sarà mai, ma il regno millenario rimanda a tutta una serie di utopie fondamentali che hanno attraversato il Medioevo, che hanno attraversato la Rinascenza. Noi molte volte vediamo unicamente quei movimenti come se fossero unicamente dei movimenti governati dai grandi industriali, da eterodiretti, ma in realtà quei movimenti raccoglievano anche degli elementi fortemente di insofferenza per il mondo com'era. E a partire dalla esperienza berlinese, la vita di Pačuška sarà un corpo a corpo contro i totalitarismi. Lui avrà uno scontro prima col nazismo e poi fortemente con il comunismo. Da Berlino viene convinto ad andare a Friburgo, dove segue i corsi di Heidegger nella cattedra che era stata di Husserl e che era stata allontanata e da cui era stato allontanato. Ovviamente questo gli provoca dei problemi di rapporti con Husserl, ma in qualche modo lui in tutti i suoi testi di fenomenologia non ha mai scritto dei... Allora, ha scritto molti libri, ha fatto per vivere anche il traduttore, tra essere il traduttore della fenomenologia dello spirito in ceco, opera enorme, non ha lasciato dei tomi fondamentali, ha lasciato tutta una serie, fondamentali nel senso sì, degli scritti però di dimensioni dell'articolo, del saggio, non la Summa Teologica di San Tommaso, ma all'interno è stato un
fortemente innovatore della fenomenologia. Tra l'altro, io la prima volta che incontro Patočka lo incontro alla Università Statale di Milano attraverso i seminari di Enzo Paci, di cui alcuni dei partecipanti si erano occupati della fenomenologia, non, ovviamente Paci è un fenomenologo, si erano occupati della fenomenologia non solo in Italia ma anche, devo dire, un piccolissimo testo che era stato pubblicato, adesso mi ricordo l'anno, cos'era, il 77, forse il 71, dalla Lampugnani, no, il 70, Il senso di oggi in Cecoslovacchia. Primo testo, poi alcune cose vengono pubblicate sulla rivista Auto, delle piccole osservazioni, non delle grandi cose. Però vi stavo dicendo che il lavoro che lui fa è un lavoro da un lato di approfondimento teoretico e poi della capacità di legare le riflessioni teoretiche alle riflessioni etiche e politiche, mai politiche in senso, come potremmo dire oggi, partitico, di quelle cose, ma nel senso dell'uomo all'interno della società. Quindi lui frequenta Friburgo e impara molto da Heidegger. Cosa impara? Vi parlavo prima come Husserl vedesse l'origine di tutte le attività di astrazione all'interno di quella che lui chiamava la Lebenswelt, il mondo della vita. Quello che Patočka chiamerà poi nella sua dissertazione il mondo naturale. Ma la stessa è il mondo delle relazioni che esistono dell'uomo con se stesso e delle relazioni che esistono tra gli uomini. E questa è l'elemento fondamentale da cui poi tutte le costruzioni teoretiche si sviluppano. E lui non ha mai ritenuto che fosse in contrasto Husserl e Heidegger. Se qualcuno di voi ha anche solo sfogliato Essere e Tempo, la descrizione che viene fatta all'interno di Essere e Tempo è esattamente la descrizione del mondo della, viene chiamata analitica esistenziale, e la descrizione del mondo delle relazioni, del mondo della vita degli uomini, il mondo dei rapporti che esistono tra gli individui. Poi torna a Praga. A Praga, insieme a un altro filosofo, allievo di Brentano, che si chiama Utzis, fonda il Circolo Filosofico di Praga, che viene frequentato anche da Kafka, e all'interno dell'attività, tenete conto che a Praga Husserl era fortemente presente, non era presente solo dei suoi allievi all'interno del Circolo Filosofico di Praga, ma era presente anche all'interno di quello che era il Circolo Linguistico di Praga, fondato da Jacobson, una figura preeminente del Novecento, che invece che legarsi alle letture, la lettura fondamentale su cui lui lavorava era quello delle ricerche logiche. In questo ambiente nasce l'invito a Husserl a Praga nel 1934, quindi prima che non venga tenuta la conferenza, per il congresso filosofico, e l'intervento di Husserl sul ruolo della filosofia nella nostra epoca sarà letto, perché il testo è husserliano, proprio da Patočka. Quando si incontrano un anno dopo, quando vengono fatte le conferenze praghesi, le conferenze della tesis, Patočka e Husserl discutono e Husserl insiste perché Patočka concluda la tesi di abilitazione, che è questo libretto qua, che gli permetterà poi di insegnare. E come vi dicevo, questo testo lavora intorno a quello che Husserl chiama Lebenswelt, il mondo della vita. In questo testo vengono messi insieme i due grandi fenomenologi di allora, e
Pačoka ritiene che il rapporto dell'uomo all'interno del mondo abbia tre momenti fondamentali. Il primo momento è il radicarsi nel mondo e riguarda il rapporto di amore tra gli individui, la vicinanza del prossimo, che riesce a superare l'elemento fondamentale che è la sensazione di angoscia di sentirsi all'interno del mondo. Il secondo elemento è il secondo momento, il secondo movimento, chiamatelo come volete, è il movimento del lavoro, che è quello che riesce a difendere, a organizzare la vita. E qui c'è una forte influenza della fenomenologia dello spirito di Hegel. Qualcuno di voi magari, quando ha fatto filosofia, si ricorda la dialettica del servo e del padrone contenuta all'interno della fenomenologia. Ma nel mondo del lavoro, ognuno degli esseri, la citazione di Pačoka, ognuno degli esseri bisognosi è un essere oggettivato che sta al mondo, non più come un individuo tra individui, ma come cosa tra le cose. Il mondo del lavoro è il mondo della frammentazione, del presente iterato che continua a ripetersi, della caduta tra le cose e del prendersi cura solo delle cose in quanto al servizio dell'uomo, e anche l'uomo si comprende come cosa, come oggetto. E l'elemento fondamentale che definisce questo mondo è l'elemento della manipolazione, la manipolabilità di cose e uomini. Il terzo movimento, e qui chi ha un po' guardato essere tempo si rende conto, il mondo del sì, il mondo della chiacchiera, il mondo della vita, delle stesse cose che tornano, direbbe Musil. Il terzo movimento è invece il momento in cui la scossa, di cui ha accennato Fernando prima, è il movimento in cui l'individuo riesce ad affrontare faccia a faccia la propria finitezza. È capace di superare la propria dispersione, la caduta delle cose, la sua cosificazione, il sentirsi cose, il sentirsi inutile, il sentirsi anonimo, il sentirsi completamente schiacciato, perché è capace di rapportarsi alla sua condizione fondamentale, che è la condizione della finitezza e della morte. Solo quando capisce di essere un essere finito, l'individuo è capace di uscire dalla propria cattiva infinità e di vivere nella verità. E questo termine, vivere nella verità, che è fondamentale in un libro di Havel di anni dopo, che è Il potere di senza potere, prima nel 67, è fondamentale. Cioè, io mi ricordo quando ho letto il libro, mi aveva colpito, no, molto, molto questa cosa, no, del vivere la verità, come la esprime Havel. Dice: tutti gli anni c'è una festa o qualcosa dell'internazionale, non mi ricordo, il verduraio sotto casa mia mette il cartello pro Italia di tutto il mondo unito. Ma cosa vuol dire questa cosa? Che senso ha? È completamente vuoto. Noi nel mondo comunista, diciamo, viviamo nella menzogna. Cioè viviamo in un mondo che è costruito. Voi avete visto forse il film Lo scherzo di Kundera, e Kundera è un altro che, come romanziere, una grande capacità di descrivere un mondo anonimo in cui le cose che si dicono non corrispondono a nulla, corrispondono semplicemente a delle astrazioni, e queste astrazioni sono vuote. Stiamo ragionando in qualche modo come questi filosofi, perché guardate che a Occidente non si stavano facendo dei ragionamenti molto diversi, perché se voi prendete l'uomo nella dimensione di Marcuse sta discutendo delle stesse cose, sta discutendo della meccanizzazione, sta discutendo di una società che non ha più un senso, sta discutendo di una scienza che è diventata tecnologia e non è più in grado di dare un senso alle cose che sta facendo. Il problema è che a Est tutto questo ha anche in sottofondo un fortissimo elemento di dispotismo, ha un fortissimo elemento di schiacciare gli individui all'interno della propria società. E il vivere il
vivere nella menzogna richiama molto, e di nuovo siamo a Heidegger, richiama molto la vita inautentica, mentre vivere nella verità è la vita autentica di cui lui parla nella Ludica esistenziale. Tant'è vero che in un testo, l'avevo citato Kundera un attimo fa, ma in un testo dal titolo I testamenti traditi, Kundera dice: tutto il pensiero della dissidenza cieca, a cominciare da Patuska, è interrito verso Heidegger. Vero o non vero, esagerazione o battuta, è comunque una linea di discussione. Il vivere nella verità si lega un altro tema, scusate, guardo l'ora perché... Si lega un altro aspetto fondamentale, altri due aspetti fondamentali della filosofia di Patuska. Il primo è la cura dell'anima. La filosofia ha a che fare con la cura dell'anima. Cioè la filosofia è quella cosa che deve permetterci a tutti di vivere una vita consapevole e che pone al centro non gli idoli del mercato, le idoli dello Stato, ma pone al centro l'interiorità, e le scelte che l'individuo fa devono partire dal fatto che si prende cura dell'anima. Ma, e in questo si richiama fortemente a Socrate, lui pubblicherà un libro su Socrate, una rilettura di Socrate estremamente interessante. Ma a questo, guardate, siamo a est, siamo molto prima che qualsiasi idea di Europa unita di nasca, ma lui è assolutamente lega il vivere nella verità, il prendersi cura dell'anima all'idea di Europa. Perché il destino dell'Europa, quello che la divide da tutto il resto del mondo, quello che fa del mondo europeo un mondo che è diverso da tutti gli altri, che è stato in qualche modo determinato dalla nascita della filosofia prima, della scienza dopo, è quello che lega l'individuo, la cura dell'anima dell'individuo e il proprio destino. E in questo Patuska è estremamente duro rispetto a il mondo come si stava presentando in quegli anni. E queste osservazioni sono tra le due guerre, non avvengono nel mondo comunista, avvengono tra due guerre. E proprio in questo ritorniamo su questo testo fondamentale di Husserl, che vi consiglierei, perché è veramente un testo che anche nel mondo che stiamo passando, nel rapporto che abbiamo adesso con la scienza, è assolutamente fondamentale. E tenete conto, Husserl non è assolutamente un antiscientista, è un matematico, quindi. Ma questo tema della cura dell'anima, questo tema del destino dell'Europa, il testo di Husserl 35 sembra quasi un testamento del disastro verso cui l'Europa sta andando. Dice, nella thesis, dice Husserl, il vuoto che affligge la vita ha preso una forma materiale, è diventato una possibilità assurda di negazione della vita, una potenza di distruzione che supera tutto ciò che l'uomo può costruire e produrre di positivo. Questa potenza ha fornito all'Europa dei mezzi per il suo suicidio. L'Europa, che da due secoli deteneva il monopolio della civiltà razionale e su quasi l'intero globo, l'Europa che si identificava con l'umanità in quanto tale. Perché la crisi della scienza, la crisi dell'anima, la crisi della capacità di giudicare è quello che mette in gioco il destino dell'Europa. In un dominio del sapere scientifico che ha dimenticato la sua origine, che è diventato totalmente tecnocratico. E in un testo molto bello, che è Saggi eretici sulla filosofia della storia, il Novecento è
definito da Pacioca il secolo della notte, della guerra e della morte. Aperto secolo da quell'avvenimento enorme, come lo definisce, in un certo modo cosmico, che è stata la Grande Guerra. E non c'è dubbio, noi ci stiamo lavorando da diversi anni, che la Prima Guerra Mondiale è stato un evento apocalittico, è stato un evento che ha dischiuso fondamentalmente la crisi della modernità, la resa palpabile. Apocalisse nel senso etimologico del termine, ciò che rivela. E la, in Platone e l'Europa, che è il suo testo dei seminari che svilupperà successivamente, in Platone e l'Europa dice che dobbiamo affrontare questa crisi senza fine dell'Europa e capire cosa sia realmente, dove sia nata, e cercare di porre un argine e ritornare a quella che lui chiama la cura dell'anima. Tanto la situazione diventa molto complessa. 38, l'invasione, 39, l'invasione, la Cecoslovacchia viene distrutta, nasce il protettorato di Boemia e Moravia, viene sollevato dall'insegnamento, e in questo momento lui sviluppa questo motivo della scossa, no? Di cui parlava, che è uno sviluppo, perché in qualche modo se lo ricorda, del concetto husserliano di epoché o il concetto di Jasper di situazione limite. A me ha ricordato anche in qualche modo alcune osservazioni musiliane sulla Prima Guerra Mondiale. La vera esperienza, questo è Pacioca, di libertà è pertanto un'esperienza di scossa, in cui la scossa concerne il normale fungere del mondo, e in questa scossa il mondo, finora celato oltre le cose, nascosto oltre la loro usualità e sicurezza, perde la non perspicuità e diventa visibile. E non a caso, quando deve definire questa esperienza, citando, purtroppo non Musil, ma Teilhard de Chardin, cita l'esperienza al fronte. Il fronte non è soltanto lo strato ardente in cui si rivelano e si neutralizzano energie opposte accumulate dalle masse affrontate, è anche un legame di vita particolare alla quale partecipano solo coloro che vi si arrischiano e solo per il tempo che vi trascorrono. La Prima Guerra Mondiale è questo evento decisivo, è sempre lui che parla, che trasforma il mondo in un laboratorio per rendere disponibili le riserve di energia accumulate in miliardi di anni. Essa rappresentò pertanto il definitivo imporsi di quel modo di intendere l'ente, e qui di nuovo Heidegger risuona, che si era affermato nel XVII secolo con il sorgere delle scienze naturali meccaniche, ovvero tutte le cose, sapete la distinzione essere, ciò che è essere non è manipolabile, l'ente è manipolabile, l'uomo stesso diventa ente, ovvero manipolabile. Solo in alcuni momenti, ad esempio sia Heidegger che Musil, che in qualche modo anche Pacioca, dicono la vicinanza alla morte è qualcosa che ci dà la scossa e che ci dà un nuovo senso della vita. Finisce la guerra e mi si è messo 10 minuti, avevo promesso 45 minuti, ma me li potevo dire. Finisce la guerra e c'è un periodo di grandi speranze, un periodo iniziale, quello successivo al 45, che si possa costruire una nuova società, che si possa dar luogo a un mondo diverso da quello che era stato quello precedente. In questo periodo lui, dal 45 al 48, tiene una serie di lezioni all'Università Carlo, soprattutto che guardano i tre autori fondamentali
che sono sempre stati il suo riferimento: Socrate, Platone e Aristotele. Così scrive a un suo corrispondente, giorni abbastanza scuri, appena si chiude l'esperienza del 48, appena i comunisti arrivano al potere, lui scrive, giorni abbastanza scuri, pensate che sono accusato di esistenzialismo, pare che avremo anche noi la nostra disputa sull'esistenzialismo, solo che si tratta di una disputa senza filosofia e senza filosofi. Quindi viene allontanato dall'insegnamento, può solo sviluppare, può solo tradurre, costruisce questi seminari appunto clandestini fino a quando, tra il resto, in questi anni lavora a una biblioteca filosofica, perché non viene permesso di insegnare, ma gli viene permesso di tradurre. Quindi sviluppa una serie di traduzioni anche molto importanti. Quando va al potere Dubček, viene riinterrato, però è veramente un momento molto, molto stretto. Pochi mesi. Viene la normalizzazione, e dentro la normalizzazione un filosofo che ha sempre fatto il filosofo, i cui riferimenti sono figure molto aliene dall'attività, se le diamo Heidegger, insomma, molto aliene dall'attività politica diretta, ormai anziano, perché nel 77, adesso riprendiamo il corso degli avvenimenti che avevamo lasciato all'inizio di questo intervento, a 69 anni, insomma, adesso forse 69 anni non è un'età di così vecchiaia come era quella di Pazzo Scallone, però è un filosofo in tarda età, e in questa età aderisce a Carta 77, completamente conscio dei problemi che aveva, che avrebbe avuto, dei problemi con la polizia, dei problemi che avrebbe avuto nella vita civile. Parlando con alcuni testimoni di quei giorni, adesso vi cito un autore che è Andrea Spieralli del Giardino di Giusti di Praga, parlando con alcuni allievi, testimoni di quei giorni, siamo venuti a sapere che la decisione spiazzò di Pacioca, di aderire a Carta 77, spiazzò i suoi stessi allievi, che in quegli ultimi anni ne avevano seguiti fedelmente i seminari clandestini, organizzati in luoghi sempre diversi, per evitare interruzioni da parte della polizia di regime. I temi importanti di quei seminari erano l'idea e il destino di ciò che chiamiamo Europa, il pensiero degli antichi greci, la nozione di cura dell'anima, intesa come timbro fondamentale del pensiero occidentale. Nel senso che l'anima è qualcosa di individuale, di interiore, non è collettivo. L'anima è nostra, e nell'anima vanno prese le decisioni, e l'anima è la responsabilità individuale dell'uomo nella società. Il ruolo dell'intellettuale nella società contemporanea e la sua capacità di opporsi alle ingiustizie politiche e sociali. Nonostante si trattasse di temi proibiti nel contesto della normalizzazione politica e successiva al fallimento della Prima di Praga, pochi potevano immaginare che il vecchio filosofo stesse veramente pensando di far seguire alle sue parole un'azione concreta. Facciamo un po' il quadro, non vi tengo ancora lungo, sto concludendo. Facciamo ancora un quadro che ha fatto Fernando nella sua conferenza di quegli anni. Alla fine degli anni Ottanta, racconta Abel in dialogo con Lou Reed, qui ci fu un'ondata di musica rock. Dopo l'invasione sovietica del 68, la maggior parte dei gruppi si sciolse o cominciò a suonare musica d'altro genere, poiché la buona musica rock era stata messa al bando. Ci fu un gruppo che resistette, che non cambiò nome, che non si trasformò. Il suo nome era Plastic People of the Universe, che tra l'altro hanno fatto, mi sembra 4 anni fa, una tournée, la trovate in YouTube se volete vederla. E fu di là che si originò un intero movimento sotterraneo,
durante i bui anni 70-80. Il gruppo, ma penso che ne hai parlato tu, non penso, il tema viene da Frank Zappa, e all'inizio suona pezzi di Doors, di Zappa, di Velvet Underground, e Havel dichiara: la musica underground, in particolare il disco di un gruppo chiamato Velvet Underground, che è quello di Lou Reed, il famoso disco della banana fatto a New York, ebbe una parte significativa nell'evoluzione del nostro paese, e non credo che molti negli Stati Uniti se ne siano accorti. Come sapete, durante uno dei concerti avviene l'arresto sia di alcuni membri dei gruppi, non solo del Plastic People of the Universe, ma anche dei DG-307, che era la sigla della diagnosi medica di instabilità mentale, accusati di suonare musica rock, di avere molti fan tra i giovani, di essere teppisti, drogati, alcolizzati, che le loro canzoni erano volgari, disgustose e pornografiche. E durante la loro esibizione al primo festival di musica della seconda cultura, cioè quella non ufficiale, vennero arrestati alcuni membri dei gruppi e anche dei partecipanti al coso. Questo provoca l'intervento di Havel, che interviene organizzando una campagna per i Plastic People. Oltre 70 persone, tra cui molti scrittori, tra cui Böhm, firmano una domanda presso... La prima lettera è firmata da Patočka. Sì. Come ricorda Sokol, il genere di Patočka, al vecchio professore la musica non piaceva. Probabilmente ascoltava altra musica, ma rimase colpito dalla libertà che percepiva nelle loro vite. Tanto che il 9 aprile del 76 inviò insieme ad altre personalità, quelle che dicevi tu, della vita pubblica, tra cui il futuro premio Nobel Seifert, una lettera a USAC contro l'arresto di una ventina di giovani unicamente colpevoli di ascoltare la musica. Siamo nel 76, non nel 77, quindi un anno prima di quello con cui avevamo incominciato, dell'arresto del... La gente presente in massa al processo prefigura già Carta 77, che nascerà l'anno dopo ovviamente, anche se il movimento uscirà allo scoperto solo il 6 gennaio, quando viene diffuso il primo documento. Cosa chiedevano questi? Ma penso che l'hai detto tu, chiedevano semplicemente il rispetto degli accordi di Helsinki. Quindi non era un movimento di distruzione o di rivoluzionario nei confronti dello status quo, era semplicemente il riconoscimento dei diritti degli accordi di Helsinki che erano stati firmati. Con gli accordi di Helsinki viene recepito nella... L'Unione Sovietica voleva assolutamente questi accordi che in qualche modo sancivano la divisione dell'Europa, cioè che l'Europa centro-orientale, il blocco sovietico, è la cosa che non si toccava. E questo riconoscimento nel corso delle trattative si accompagnò a una cosa che inizialmente non era prevista, un terzo canestro, che era quello dei diritti umani. A Mosca e dalle altre parti pensarono che tanto che importava, non si sarebbero rispettate le leggi come succedeva per la stessa legislazione interna dell'Unione Sovietica, le leggi si applicavano come si voleva. Invece con gli accordi di Helsinki non solo c'è questo terzo canestro, ma viene fatta una conferenza biennale in cui si controlla come stanno andando gli accordi, ce ne sarà uno in Spagna, ce ne sarà uno a Belgrado e via di seguito. E per gli accordi vengono recepiti nelle legislazioni nazionali e pubblicati come nell'equivalente di quei paesi della Gazzetta Ufficiale, quindi codificati e resi pubblici e a quel punto vengono presi esattamente come dovrebbe essere presa una legge, nascono i comitati a Helsinki, eccetera, con una forse una differenza etica di vivere nella verità e tutto il resto. Anche Carta 77 poi si occupa del far sì che di denunciare laddove quegli accordi che lo Stato cecoslovacco ha firmato non vengono rispettati. Allora, l'aspetto
abbiamo detto, Pazzocca fa parte, è uno dei fondatori di Carta 77, per lui l'aspetto fondamentale non è politico, è etico. Cioè l'aspetto fondamentale è legato alla responsabilità. Scrive, l'importante è che la gente tornasse a sapere che esistono cose per cui mette conto anche soffrire, che le cose per cui eventualmente si soffre sono quelle per cui vale la pena di vivere. E lega a questa osservazione una serie di note che riguardano il sacrificio, quasi fosse una premonizione di quello che stava accadendo. E lega queste considerazioni alle considerazioni che aveva fatto negli anni 30 sulla scossa, perché mettersi in gioco in questo modo equivaleva a questa scossa di metterti finalmente di fronte a delle responsabilità che ti fanno capire che la vita non è semplicemente le stesse cose che ritornano, semplicemente la manipolabilità, non è la fungibilità per cui ogni individuo è una cosa e può essere scambiato con un altro, ma che c'è un elemento fondamentale di responsabilità individuale. Con una terminologia, diciamolo di nuovo per chi è più interessato all'aspetto filosofico, che richiama di nuovo Heidegger, cioè c'è in lui sempre la presenza del filosofo, di essere tempo, è assolutamente continua in tutta la sua riflessione. Posso interrompere, scusa, pensiamo anche a Tischner in Polonia, sì. L'etica della responsabilità, sì. Della solidarietà, e anche lui è un fenomenologo. Certo. Allora, siamo a cavallo tra 76 e 77. È uscita Carta 77, ci sono tre responsabili, però Pazzocca si trova nel ruolo centrale, perché allora Havel era stato, aiutami tu, era libero, erano tutti e tre liberi, direi. No, c'è stato un momento in cui quando i tre primi portavoce sono liberi quando fanno i portavoce, sì, cioè Havel, però poi rimane solo lui, però rimane solo lui perché uno è stato arrestato. Guarda. Comunque memoria tradisce, te lo dico subito. Ah, ecco. Allora, mancando le figure di spirito di Cavalli viene, era stato arrestato, mentre Isi Hayek era agli domiciliari, e quindi Pazzocca si trova come unico rappresentante di Carta 77. Viene più volte interrogato, siamo prima della vicenda iniziale, è stata appena fondata, siamo qualche mese prima, viene più volte interrogato, viene portato in questura, viene vessato, viene pedinato, viene. Ma soprattutto succede una cosa, per una serie di motivi, anche per il rapporto che viene costruito tra la dissidenza ceca e l'Occidente, per cui il manifesto di Carta 77 viene pubblicato sulla Faz, viene pubblicato su Le Monde, viene pubblicato sul Time, quando il ministro degli esteri olandese arriva in visita a Praga, chiede un incontro con l'unico rappresentante disponibile, che è Pazzocca. E Pazzocca il 2 marzo si incontra all'hotel, cos'è, l'Hotel Continental, perché poi è stato fatto un, si incontra con, scusate, il nome di International o Continental? Sì, no, allora il Van de Stoel è il ministro. Si incontrano perché viene chiesto qual è l'importanza del dissenso, come è strutturato il dissenso. E torniamo all'inizio, la notte stessa, quando lui torna a casa, la polizia bussa alla sua porta, lui non apre, la mattina viene prelevato. Viene prelevato il 3 marzo in commissariato. Per tre giorni subisce interrogatori di 9 ore consecutive, vogliono estorcere il nome degli organizzatori dell'incontro, quali sono i rapporti con la stampa internazionale. Ritorna a casa dopo tre giorni completamente debilitato, in presenza di una crisi cardiaca,
per cui il medico prescrive il ricovero in ospedale. Nell'ospedale di Strakow, nonostante le gravi condizioni, riesce ancora a lavorare. L'8 marzo stende l'ultimo suo scritto, che è considerato il suo testamento politico. Le sue condizioni peggiorano. Dopo 3 giorni di coma, nel pomeriggio del 13 marzo, muore. E questa morte ha un effetto dirompente. Un effetto dirompente nel senso che i suoi funerali, che sono osteggiati in modo totale dal regime, vengono colleghi stranieri, tra cui Bimmel, che è uno dei curatori delle opere complete di Husserl, viene espulso da Praga. Familiari e amici, viene data ogni ostacolo, impossibilità di circolare, ritardo nella stampa degli annunci mortuari, addirittura vengono chiusi le fiorerie per le corone. Durante, come dice Pieralli del Giardino dei Giusti, con una bella espressione, il funerale fu un funerale strettamente sorvegliato. Mentre avveniva il funerale, gli elicotteri volano al di sopra della zona per impedire che si parli, che si capisca. Gli elicotteri volano a bassa quota. La polizia organizza tutto il possibile disturbo perché non si potesse parlare, non si potesse fare orazioni funebri. Ma nonostante tutto questo, tra il 900 e le 1000 persone partecipano ai funerali di Patočka. E la sua figura incomincia ad essere una figura non solo nella cultura ceca, ma nella cultura europea, soprattutto in Francia da prima. Vi avevo detto anche in Italia tramite il gruppo fenomenologico di Paci, ma anche in Italia incomincia ad essere una figura importante. Ricoeur, grande filosofo, su Le Monde scrive: è a causa della sua mancanza di paura che Jan Patočka, il filosofo fenomenologo, è stato sfinito dalla polizia, sottoposto agli interrogatori estenuanti, perseguitato da loro fino a quando era sul suo letto d'ospedale e letteralmente messo a morte dal potere. Rude Pravo non dà nessuna informazione sulla morte. In America, come vi avevo già detto, Roman Jakobson cita i 3 grandi filosofi, Comenius, Masaryk e Patočka, e dice: Patočka è morto perché, come Socrate, aveva corrotto le menti della gioventù durante le lezioni clandestine, quelle lezioni che poi saranno raccolte in Platone e l'Europa. Un'ultima osservazione: nel 2017, di fronte all'Hotel Intercontinental, uno scultore, Dominic Lang, allestisce una scultura in ricordo degli 40 anni dell'incontro segreto avvenuto tra il rappresentante dei Paesi Bassi e il rappresentante del 77. Erano presenti all'incontro il vicepresidente della Commissione Europea, Timmermans allora, il ministro degli esteri ceco, l'ambasciatore nella Repubblica Ceca dei Paesi Bassi, è stata ricordata l'attività di Carta 77 e l'unico aspetto negativo di questo è che l'iniziativa è stata voluta dall'Olanda, dai Paesi Bassi e non dalla Repubblica Ceca. L'unica cosa che posso dirvi alla fine di questa presentazione di Patočka, che meriterebbe sicuramente molto più tempo, prendetevi il tempo e leggete alcune cose di lui, perché è comunque uno di quei filosofi che anche chi non si occupa in modo professionale di filosofia è in grado di leggere e di apprezzare. Grazie per l'attenzione. Grazie Massimo.